Voilà, benvenuti a tutti, benvenuti in questo pomeriggio, sera, notte, mattina, in questa serata gioiosa, piena di Dio, dove è arrivato finalmente l'orologio del compleanno di Nathalie. Lo vuoi far vedere, Nathalie? E di sopra? È strepitoso, strepitoso, e si è messo già a allenarsi perché ha il contapassi, è strepitoso il contapassi come quello di papà, ha la sveglia, importantissimo, importantissimo, e addirittura è un orologio che dà anche l'ora, è giusto? Sì. Dà anche l'ora. Vuoi farlo vedere? Fallo vedere, qua. Guardate che spettacolo. Beh, si può andare pure... Sì. Ok. Mm-hmm. No, aspetta. A tutte le funzioni, quanto hai corso oggi, se l'ha messo, è andato a correre, hai bruciato quasi 100 calorie. No, ho più 150 qualcosa. 150 calorie, devi mangiare bene adesso, perché devi recuperare. Una volta che si bruciano tanto calorie, dobbiamo bene. Martin, hai i sottotitoli? Ho i sottotitoli? Ah sì, ho i sottotitoli. Ma ho i sottotitoli, guarda che bello, ho i sottotitoli. Sì, perché abbiamo dei sordi che ci ascoltano, e abbiamo un sacco di sordi, sì, perché anche se li insegni la parola loro non capiscono, e allora ho detto adesso facciamo il video, c'è l'audio, e per quelli che non vogliono ascoltare anche i sottotitoli. E se dopo tutto questo non capisci l'insegnamento, allora diviene buddista, ecco, perfetto. Bene, perfetto. Grazie amore. Ciao amore. Sì, abbiamo deciso di... è un nano che scrive sotto, ce l'ho sotto qui la scrivania, è un nano con una tastiera che mentre io parlo lui sta, è lì, sai, dopo sai, quello che è successo in Cina, la manodopera cinese è a poco costo, per quello il nano cinese mi è comodo qui sotto, lì. Non è che sono razzista, attenzione, sai, dobbiamo... avere qualcuno che traduca. Bene, adesso sì, tornando a noi, facciamo qualche annuncio prima di passare alla parola, letteralmente, perché il tema è la parola. Ma facciamo qualche annuncio, Zabadram! Facciamo una paie sotto a fianco, non so se avete visto l'effetto, Zabadram! Siamo... Ah, tieni duro che ci lasciano andare, tieni duro, sì. Ah, la mascherina, dammi la mia mascherina. Ecco, mia figlia, allora, per fare un piacere a questo che sto evangelizzando, perché mi sgridano sempre che non vado con la mascherina, dico, senta, non è sotto la legge, adesso lo hanno messo come legge che nel supermercato devi andare la mascherina, mettere la mascherina. Allora, la mia amatissima figlia ha fatto delle mascherine. Ha fatto le mascherine per far contenti, lei li ha fatti con i denti per far contenti a quelli di perché si offendono e ti guardano male. E allora ho detto, prometto che non faccio più rivele, abbiamo anche un'amicizia, abbiamo nel tempo diventati amici, guardate quello che mi ha fatto mia figlia. Eccoci qua, con questa io andrò a fare le spese. eccoci qua, questa è la mascherina che ha fatto mia figlia. E dov'è la lingua? Ecco, perfetto. Invece lei l'ha fatto con i denti, e io invece no, io sono contento, e notate che ci sono anche le gocce di virus che mi cadono. Si vede bene, sì, eccolo lì. E domani andiamo a fare le spese così andiamo a fare le spese, eccolo lì, così entreremo così, e poi faremo anche una rapina, visto che non ci possono identificare. Ecco, benissimo. No, era dell'altro lato. Perfetto, benissimo. Ok, bene, ottimo.
E perfetto, perfetto. E 5 euro l'uno, ragazzi. 5 euro, 5 euro l'una le stiamo vendendo. Stiamo raccogliendo fondi per tutti i depressi che ci sono a casa. Per quello, 5 euro l'uno, la mascherina con il sorriso. Bene. E parlando di depressi, abbiamo avuto un studio strepitoso lunedì scorso che rifaremo con il nostro caro Mauro Adrania, ma guardando la tabella degli incontri Zoom possiamo vedere benissimo che domani venerdì, oggi è giovedì e domani se non ci cambiano anche le giornate sarà venerdì. Aspetta, vedo questa nuvola e profeticamente ti dico che domani sarà venerdì. Solo gli unti possono fare quelle predizioni. E che alle ore 20 venerdì parleremo della guarigione fisica. È stato molto interessante perché ieri era la riunione di preghiera e si è trasformato in un tempo di preghiera fisica. E abbiamo avuto una bellissima guarigione alla spalla di una sorella che non riusciva a muoverla. E alla fine, quando abbiamo pregato per lei, dopo fatto un'amministrazione, era tutta contenta, saltava, sembrava una tutto contenta, una bellissima guarigione. E domani spiegheremo il processo della guarigione, per quello non mancare se sei interessato a partecipare e a mettere in pratica questi principi della Bibbia, perché la Bibbia ha delle vie, ha dei principi che se tu li conosci li puoi applicare. Parleremo anche di questo, ma potete chiamare al 3291 748 772, che è il nostro carissimo pastore Pasc e amore. Poi sabato finalmente di nuovo ci troviamo, incontro per il single but not forever. E se sei uno brutto che non ti ama nessuno, iscriviti, chiama anche a Pasquale, chiamala Pasquale, ti fai consolare da lui, è bravissimo per questo. Sei nato brutto ma non è colpa tua, e quando ti riempi dello Spirito Santo sei bello. Oggi vedi alcuni pastori, preghiamo per i pastori, perché vedi le facce dei pastori, mio Dio, si vede che stanno passando un momento difficile. Scherzi a parte, preghiamo per i ministri, perché è un momento duro per molti ministri. Tu, se non hai fatto il pastore, questo non lo capisci. Ma si vede nello sguardo, se tu sei pieno di Dio, tu fissi lo sguardo sulle persone, puoi vedere se hanno fede, se hanno paura, se hanno momenti difficili. E devo dire che ho visto qualche video che mi ha fatto pensare e pregare. Per quello vi invito anche a pregare per i ministri. Vabbè, comunque, ritornando a noi, stavamo parlando di single. Se sei brutto o pieno di brufoli, mi raccomando, se sei bella e ricca, anche tu hai speranza. Non preoccuparti, sabato, dopodomani alle ore 20 su Zoom, sarà strepitoso. E domenica, bimbi time, sì. Ci saranno le mie bimbe, ci sarà mia moglie, ci sarò io. Abbiamo cancellato tutti i programmi che avevamo organizzati, uscite, spiaggia, parco giochi, ristorante. Abbiamo cancellato tutto per voi e abbiamo deciso di rimanere qui per fare l'incontro per i bambini. Bambini. C'è qualche canzone dei bambini? Aspetta, ci vuole qualche canzone dei bambini. Oggi sono accelerato. Perché? Non so, il caffè? No, non l'ho bevuto ancora. Perché sono accelerato? Perché sono contento? Perché Gesù mi ama. E eccolo qui. Avremo l'evento dei bambini. Sì, abbiamo usato la vecchia sigla per l'introduzione dell'evento dei bambini alle ore 16 e lunedì scuola di formazione alle ore 20, dove daremo spazio a domande e risposte sul tema che stiamo vedendo, la benedizione, the blessing, la bendizione. E per quello anche lì, se vuoi partecipare, sempre lo stesso numero, sempre lo stesso pastore Pasquale. E perfetto. Fatto gli annunci, possiamo passare allo studio della parola di Dio, che ti aprirà la mente. Allora parleremo della parola di Dio. E quanto è importante la parola di Dio? Perché voglio parlare della parola di Dio? Perché c'è sempre, mio Dio, tu metti un post. Allora, i miei post
non è che li voglio far polemici, ma a volte, sai, tu parli della decima, tu parli del dare, che parli dell'adorazione, c'è sempre un polemico. Poi soprattutto adesso i fratelli che sono tutti incatenati in casa, li metti dietro Facebook e come non si possono sfogare, il marito già si è buttato dal settimo piano e le mogli si devono sfogare con qualcuno, sfogano tutta quella rabbia che hanno perché non pregano, sono rinchiuse a vedere le telenovelas che le frustrano di più. Perché poi vedono le telenovelas, quelle sudamericane, no? Dove il marito è l'amante, l'amico, quello che non vede l'ora che pulisce, che lava le mutande da solo, si è imparato a lavarsi le mutande da solo addirittura. E lui la riempie di elogi e lei poi, finita la telenovela, si gira, guarda l'orangutango con il quale si è sposata. Ormai già non può dire più niente perché non si sopporta più e si sfoga su Martin, sul post di Martin. E allora capisco le frustrazioni, capisco quello che stai passando, prego per te, ma se vuoi ti passo guarda, c'è Mauro Adrenalina che è un psichiatra, ti passo il numero così almeno ti fa un e allora quando io scrivo qualcosa, sono razionale, ragazzi, cercate di capirmi, io sono una persona razionale, sì, ho dei sentimenti, sono emotivo, so amare, so scherzare, ho dei sentimenti, ma il problema è che quando io ti metto in qualcosa, tutti i versetti, tutti i concetti o le frasi sono nati dalla parola di Dio, per quello tutto quello che ti dico ha un libro, un capitolo, un versetto, e se te lo dico è perché prima di scrivere qualcosa ho fatto un bel approfondimento, ho studiato la Bibbia e non è che sono qui a grattare le scelle alle orangutanghi. E ora quando ti metto una frase ho un fondamento, ho una motivazione per il quale lo faccio. Poi tu puoi mettere il tuo commento, ma il problema è che il tuo commento alla Carlona, che tu puoi mettere, che se è un commento intelligente, io l'apprezzo. I commenti intelligenti sono bellissimi. Ma poi i commenti della sorella Critichella, che subito viene appoggiato del fratello Lamentelo. Capiamo che il termine greco vuol dire quello che tu dici, ma non siamo qui a dilagarci in vani profondi. Vabbè, comunque, come mi hanno tradotto all'asino? Vediamo. No, non me l'hanno tradotto. Mi sa che qui il fratello cinese non capisce il linguaggio asilico, asinastico. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Allora, come vi stavo dicendo, allora, la parola di Dio è una, non è che gli puoi dare la tua interpretazione personale, non puoi darle la interpretazione personale. Il miglior interprete della Bibbia è la parola stessa. Il problema è che è un libro spirituale e quando è spirituale lo devi capire per mezzo dello Spirito Santo. Ora, se tu sei carnale non puoi percepire le cose dello Spirito, poi ricevi una profezia, per quello i carnali corrono dietro le profezie perché non essendo spirituali non possono discernere la parola di Dio e per loro la Bibbia è un libro velato perché sono carnali. Ora, il carnale e il naturale possono ricevere una profezia, per quello avranno tanto successo negli ultimi giorni i falsi profeti e quello è uno dei segni che siamo negli ultimi tempi. E dai con i falsi profeti, Martin. Comunque, andiamo alla parola di Dio, facciamo un combine per farti capire quanto è importante la Sacra Scrittura e come poter capirla, perché molti dicono, l'hanno tradotto a male, ci sono il termine in greco che vuol dire questo, e poi non ti mancano i teologi low cost, che perché hanno fatto due studi di greco e ebraico ti confondono ancora di più, già predicano con il sedere e in più copiano le prediche
non hanno rivelazione perché sono piatti, e poi ti aggiungono il greco, l'ebraico per complicarti ancora la parola di Dio e confonderti ancora di più. Ma la parola di Dio è semplice, tu la devi ricevere come parola di Dio. Sì, amore. Oh, è arrivato. Oh, signori, c'è una buona notizia. C'è una buona notizia. Presto avremo gli interventi di dottor Valentine. Ringraziami che sono andata a guardare sopra la cosa. Grazie, amore, tu sei bravissima. Avremo l'intervento. Arrivato finalmente, mi è arrivato. È un teologo amico, non posso fare anticipare niente, ma da domani avremo gli interventi del nostro caro apostolo, dottor, profeta, evangelista Gary Baldi, e con i suoi interventi teologici. Mi è appena arrivato, ce l'ho tra le mani, ma questa è una novità. È diventata parte della nostra squadra, il famoso apostolo, dottore, maestro, teologo, esegista. No, non toccare. Ah, ok. Il quale parteciperà. Ma non vi anticipo niente, questo lo vedremo domani. Per quello vi consiglio di non perdervi la giornata, la puntata che vi preparerò domani. Comunque, torniamo alla parola di Dio, che è importante. Aspetta che sistemiamo qui, eccolo lì, che si veda tutto bene. Perfetto. E dice così, Prima Tessalonicesi capitolo 2 versetto 13: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio. Che bello quando un ministro può ringraziare per una comunità. Perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste, dice, non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Vuol dire che perché la parola di Dio, che è vivente ed efficace, possa operare efficacemente, tu devi credere. Credere uno che è parola di Dio e non parola dei uomini. Per quello il diavolo lavora 24 ore per disaccreditare la parola scritta. E allora ti va il testo greco che ti dice che non è in concordanza con il passo. Ma il problema è che c'è un grosso problema. Tutti quelli che ti cercano di spiegare la parola di Dio con la mente terrena troveranno sempre qualche contraddizione. Perché la parola di Dio è spirituale. I principi sono sempre principi. Il problema è che quando tu guardi i principi ma non vai a colui che ha ispirato i principi, tu ti perdi. Per quello è importante comprendere che la parola di Dio è vivente ed efficace, ma prende vita quando tu sei pieno dello Spirito Santo. Se tu la leggi con una mente terrena, puoi arrivare a conclusione. Ehi, ci sono persone molto intelligenti che possono arrivare a delle grandi teologi del greco e dell'aramaico e dell'ebraico ed è l'unica parola latina che trovi, legione, nel Nuovo Testamento. E a questo punto arrivare a una conclusione che sarà sempre terrena, perché tu stai studiando il logos, non il rema, non la parola rivelata. Che cosa vuol dire studiare la parola rivelata? Che la parola stessa è il miglior interprete della parola, ma quando tu hai l'unzione è lo stesso spirito che ti porta la parola. Vuol dire che è la parola, che è l'espressione del pensiero di Dio, che lavora sul tuo pensiero. Non è il tuo pensiero che vai a ricercare di trovarlo nella parola. E allora io dico, no, beh sì, adorare Dio e cantare, e vai a convincere la sorella critichella che non è così. E allora vai, li citi la Bibbia, le dici spiegami da dove, ti tira i passi completamente fuori contesto, ti dice che perché Davide ballava con il sedere in aria di fronte all'arca del patto, quello era adorare secondo lei. No, lui era adorare, non è adorare, è lodare, era festa, perché se fosse adorare non faceva vedere il sedere in giro. A meno che c'è qualche studioso dell'ebraico che mi può confermare che come parte dell'adorazione c'è l'esporre le parti intime mentre si danza nella presenza di Dio. Quello è un momento di festa, dove capita,
Non so perché non aveva le mutande. C'erano le mutande, perché c'erano le mutande che i sacerdoti dovevano utilizzare. C'erano delle mutande affinché quando loro salivano sull'altare per fare i sacrifici non si vedevano le loro parti intime. Lo dice, vai a Deuteronomio, lo trovi. Vuol dire che esistevano le mutande in quei tempi. Perché Davide non ce le aveva, uomo secondo il cuore di Dio? E che ne so perché non ci aveva la mutande quando ballava, ha fatto vedere il sedere? Non lo so, è scritto nella Bibbia, ma comunque non è adorare, perché adorare è solenne, è un postrarsi davanti a Dio e fare una dichiarazione che veramente Dio è tra di voi. Ok, perfetto, andiamo avanti, chiudiamo il discorso del sedere di Davide mentre ballava a Gerusalemme. Allora, è scritto, non offenderti, è scritto nella Bibbia, è scritto. Allora, e poi dice, nota che lui elogia i Tessalonicesi perché loro accettarono la parola non come parola di uomini. E allora tu puoi prendere queste prediche, questi insegnamenti che cercano di denigrare o abbassare, o che ti dicono non tutta la parola è ispirata. Ah sì, allora qual è la parte che è ispirata dalla parola di Dio? Punto di domanda. Tutta la parola è ispirata. Il problema è che se tu non hai dentro di te colui che l'ha ispirata, o non sei pieno di colui che l'ha ispirata, cioè lo Spirito Santo, non la potrai capire. Per quello la Bibbia dice in Prima Giovanni capitolo 2 versetto 27, dice: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da lui rimane in voi. Nota che dice non da me, perché oggi ci sono quelli che ti vogliono dare l'unzione per mezzo dell'imposizione delle mani. Ora, c'è qualcosa che si può trasmettere per mezzo dell'imposizione delle mani? Beh, Paolo ha detto, non vedo l'ora di vedervi per comunicarvi un dono. Vuol dire che sì, i doni si possono trasmettere per mezzo dell'imposizione delle mani, ma l'unzione no, perché l'unzione è già dentro di te. Puoi attivare l'unzione se uno ti impone le mani. Senti, se tu non preghi, passi tempo a pregare, a leggere la Bibbia, ti puoi imporre le mani, le scele, i piedi, che non cambia nulla, non cambia nulla. Sei tu che devi, tu vedi, a Gesù Cristo nessuno gli ha imposto le mani. Gesù Cristo cosa ha fatto? Prima ha fatto dei passi di fede, si è battezzato quando non doveva farlo, ma era un passo di fede. Perché era un passo di fede? Perché quando scende la voce insieme alla colomba dice: questo è mio figlio amato in cui mi sono compiaciuto. E senza fede è impossibile compiacere a Dio. Per quello alla luce della proclamazione dal cielo da parte del Padre, Gesù ha fatto un'azione di fede che ha compiaciuto. Da lì esce pieno dello Spirito Santo, lo Spirito lo muove nel deserto e tutta la conoscenza che aveva acquistato dai 12 anni fino ai 30, nella pienezza dello Spirito Santo, diviene potenza, perché lui scende nella potenza. Dal momento che sta scritto. E lì vedi come la parola, come l'unzione porta la parola nel momento opportuno. Ma l'unzione che è dentro la devi tirare fuori. Per quello Gesù Cristo, la prima predica che dice, lo Spirito è su di me e mi ha unto. Vuol dire che prima era dentro di me, ma poi è su di me. È prima la fonte, ma poi deve diventare quel fiume. E quando è su di te, allora questa unzione comincia a insegnarti e dice: l'unzione che avete ricevuta da lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato. Vero, notate che noi dentro abbiamo l'unzione. Il problema è che oggi non si insegna a tirar fuori l'unzione, ma si insegna a correre dietro l'unto. Ma tu sei l'unto, perché Cristo è l'unzione, è in te. Ed è quell'unzione che quando tu vuoi veramente far la volontà di Dio, ti insegna la sana dottrina. Io ho fatto un seminario, guarda, ne avrò 3, 4, 5 titoli da mettere sul muro, ma guarda, cioè, neanche so dove li ho messi quei titoli. Perché ti posso garantire che, se devo essere onesto, tutto quello che ho studiato nei seminari, nei corsi dell'Australia, dal Messico, negli Stati Uniti, anche nella università, non mi ha servito in quanto a conoscenza di la storia, di contesti. Ma sì, qualcosa mi ha servito, ma è l'unzione che ti insegna ogni cosa. È l'unzione che ti insegna ogni cosa. E non tutti ti insegnano come tirar fuori quell'unzione. E se tu non tiri l'unzione fuori, questa unzione,
che viene dallo Spirito Santo, dal momento che la parola di Dio viene e la spada dello Spirito, l'unzione non ha strumenti per insegnarti. Per quello è così importante che è il migliore interprete dello Spirito Santo, dalla parola, l'unzione che è dentro di te, quell'unzione che devi far sorgere, altrimenti tu sei bambino tutta la tua vita. E allora c'è un posto, non mi quadra perché mi hanno detto, ho sentito dire che quello è dell'Antico Testamento, non hai neanche andato a indagare, ma come la sorella Critichella deve dire qualcosa, devo mettere il commento, e dove è scritto? Non lo so, ma io devo, perché io ho sentito dire che è dell'Antico Testamento, e allora io devo mettere il mio commento, lo devo mettere. Non mi posso sfogare con mio marito, perché già mi ha preso a cazzotti l'altro giorno, me non sopporta più, ho rischiato di volare dal settimo piano, ma sì, mi sfogo con Martin e gli dico quattro, così impara lui a riconoscere che quello che io ho detto, da quello che ho visto su Google, da quello che ha predicato il profeta, secondo quello che lui ha detto, che era in greco, dall'ebraico e all'aramaico, è la verità. Le lo devo far capire a Martin, le lo devo far capire. fatemi uscire, vi prego. Signore. Vabbè, comunque. Ma vedi, riesci a capire perché qual è il problema di questo? È l'unzione stessa che ti insegnerà. È ovvio che all'inizio, Dio, quando siamo dei bambini, Dio ci mette dei maestri, degli insegnanti. Non si riferisce che non ho bisogno dell'insegnante, perché un bambino ha bisogno dell'insegnante, ma il bambino prima o poi deve crescere. Allora il bambino deve imparare a tingere da solo, perché tu sei un re, un sacerdote, Cristo in te. Non è un club del pastore, non è, mio Dio, è il corpo di Cristo, è il corpo di Cristo, non è che sono separato, io sono parte del corpo di Cristo e Cristo si deve vedere in me. E ora, in teoria, i cinque ministeri sono per l'edificazione, per l'opera del ministero, che non viene fatta dai cinque ministeri, ma dal corpo di Cristo. Noi dobbiamo far vedere Cristo fuori. Questo è il problema per il quale c'è tanta confusione con la parola di Dio. Perché se tu la prendi come un libro, non ti cambierà assolutamente niente. Allora, esempio pratico. Perché una cosa è la parola scritta. Poi c'è come io la prendo. Perché come io la prendo, nel processo io sacco le fortezze. Per quello io devo capire che per poter prendere la parola di Dio come parola di Dio devo buttare le mie fortezze. Ci sono cose che non permettono alla parola di Dio di operare per mezzo di me. Per quanto è parola di Dio, perché sono io che la limito. Vi do un esempio pratico. Guarda Atti capitolo 11 versetto 19. E dice: quelli che sono stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano. Perché a causa di Stefano? La persecuzione avvenuta a causa di Stefano, andarono in Fenicia, a Cipra, ad Antiochia, annunziando la parola solo ai giudei e a nessun altro. E ora nota che Gesù Cristo gli ha detto di andare fino all'estremità della terra, ma qui c'erano, loro erano rimasti in Gerusalemme, non sono andati fino all'estremità della terra. E inizialmente godevano il favore di tutto il popolo, ma quando hanno cominciato a fare da testa loro e non hanno voluto ubbidire e andare, che cosa è successo? Hanno perso il favore del popolo, perché la Bibbia dice: quando le vie dell'uomo compiacciono a Dio, cioè sono vie di fede, anche i suoi nemici mette in pace con lui. E allora inizialmente in Gerusalemme godevano del favore di tutti perché stavano camminando per fede. Hanno evangelizzato Gerusalemme e poi, al posto di inviare, sono rimasti rinchiusi. E allora che cosa hanno dovuto fare? Forse erano in Gerusalemme: oh Signore, benedici questo mondo, porta il Vangelo al mondo, sì, vuoi che porti il Vangelo al mondo? Vieni Paolo, fammi fuori Stefano, così comincia una persecuzione. Oggi, oh Signore, manda il risveglio in Italia, mentre noi siamo a cantare nelle quattro mura. Come sta andando fuori in Italia? Vediamo? C'è un sacco di gente che sta morendo.
Sì, e vanno all'inferno. E tu? Ah no, io sono adorare il Signore con la musica. Io adoro il Signore con la musica. Adoro te. Sì, e lo Spirito Santo dice, ehi, c'è qualcuno lì fuori. Non vuoi uscire? Vuoi risveglio? Perché se tu esci come sei, a chi salvi? A chi salvi così come sei? Così concerto male spiritualmente. A chi salvi? E allora io, tu vuoi il risveglio? Coronavirus, vieni qui coronavirus, che devo rinchiudere i miei figli un po' perché devo parlare al cuore. L'ho presa, l'ha portato nel deserto e lì gli ho parlato al cuore. E allora, come ho bisogno di parlare al cuore, ma sono così presi dei loro propri pensieri e non di fare la mia volontà, li rinchiudo a casa, così hanno tempo per meditare e cercare il volto di Dio. No, Marti, non mi piace quello che stai dicendo. Questo è un attacco del diavolo. Tu devi fare la volontà di Dio. E se Dio ha permesso questo, gloria a Dio. Oh, Padre, come vorrei aver tempo per pregare. Padre, Padre, ascoltami. Oh, io vorrei pregare di più. Tanto in questo mondo mi sta soffocando, non sopporto più. Mi trattano male al lavoro. Non ho tempo per pregare, Padre. Oh, non ha Cicina, non ha tempo per pregare. Tranquilla, sistemo, perché nel mondo sono un sacco di credenti, figli miei come te. Coronavirus, vieni qui. C'è gente che vuole più tempo per pregare. Pronto? No, questa non mi piace, Martin. Questa non mi piace. Non mi piace, Martin. Questa non mi piace. Vuol dire, senti, quanto hai imparato a consacrarti da quando sei rinchiuso in casa? Perché se non hai imparato a consacrarti, non hai capito niente. Non hai capito niente. Dio sta utilizzando questo per portare il risveglio. Sì, ma come fa a portarlo il risveglio? Lui non scende dalla destra del Padre. Siamo noi che dobbiamo andare. Ma nelle condizioni che eravamo prima del coronavirus, a chi stavamo portando? Quali sono gli eventi che abbiamo fatto? Siamo andati a Roma a insultare al sindaco, ma ti rendi conto che tutti uniti... Questo è l'evento che facciamo. Siamo mossi dal diavolo, da quello che il diavolo fa, non dallo Spirito Santo. E allora cosa dobbiamo fare? Ci richiudiamo in casa, vediamo se nel luogo segreto riesci a ascoltare e ti rendi conto che la gente deve vedere me in te. Allora, questi erano di mentalità chiusa, perché annunziavano solo ai giudei, solo ai giudei. E allora prendevano la parola... Sono state obbligate a metterla in pratica, perché se fosse stato per loro, loro da Gerusalemme non se ne andavano, ma per mezzo della persecuzione Dio li spinge a fare la sua volontà di andare, per mezzo del martirio di Stefano, ma loro avevano la loro fortezza mentale e non predicavano a nessun altro, ma questo non fermerà il piano di Dio, dice la Bibbia, guarda, ma alcuni di loro che erano cipriloti cirinei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche i greci e portarono il lieto, ops, no, questo lo cambiamo di colore, portarono il lieto il messaggio del Signore a tutti, anche ai greci, e la mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono nel Signore. Ah, perché? Perché la mano del Signore era con loro. Quando la mano del Signore è con te, ci sono risultati. Perché Dio ti ha rinchiuso adesso a studiare la Bibbia? Perché Lui vuole mettere la mano del Signore su di te. Come so che se io studio la Bibbia la mano del Signore viene su di me? Ti faccio vedere. Prima ti devi buttare le fortezze, queste fortezze qui, queste fortezze che ti fanno essere settarista. E soprattutto alcuni pastori. No, noi con loro non facciamo. Noi. E tu pensi che è cambiato qualcosa? Che il ghetto dei pastori si sono aperti? Che hanno aperto la mentalità, neanche rinchiusi hanno no, noi abbiamo i nostri, al posto di capire che il corpo di Cristo è uno, no, facciamo le nostre pedine, facciamo i nostri movimenti, i nostri, mio Dio. Comunque, allora, come faccio ad avere la mano del Signore? Devo aprire la mente, perché se questi non ce l'avevano, c'era un motivo. Se questi qui non ce l'avevano, quelli che erano stati dispersi non avevano la mano del Signore e questi ce l'avevano, la mano del Signore, qual era la caratteristica? Beh, questi non permettevano alla mano del Signore di operare perché avevano una fortezza. Qual era la fortezza? Il settarismo, il razzismo cristiano. Io non predico, io non collaboro, noi non lavoriamo, noi abbiamo un'altra visione, la nostra visione, la tua visione, la visione è quella di Dio, punto.
Guarda, vuoi la mano di Dio nella tua vita? Esra capitolo 7, versetto 6. Questo Esra veniva da Babilonia, era un scriba aperto, esperto, Esra era esperto, Esra era un scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio di Israele. Ma sai, la traduzione del testo originale, lui era un esperto perché si dava da fare per comprenderla. Siccome la mano del Signore era su di lui, il re gli concesse tutto quello che mandò. Io ti posso garantire che molte chiese dopo questo periodo di chiusura, quando la mano di Dio scenderà su di noi, avremo il favore del mondo e il mondo ci darà quello che domanderemo. Per quello molte porte si apriranno quando cominceremo a diventare esperti. Allora, come si fa a diventare esperto nella parola di Dio? Non è con la mente terrena. Ti spiego come. Versetto 9. Infatti aveva fissato la partenza di Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano di Dio. Perché la mano di Dio era su di lui, come era su questi ciprioti e cilinei che hanno buttato le fortezze del razzismo e hanno predicato a tutti? Perché? Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio, alla pratica e all'insegnare la parola di Dio. Tre cose che devi fare con tutto il cuore. Che cosa? Studiare, che è quello adesso per quello Dio ti ha rinchiuso adesso in casa. Studiare, ma una volta che studi, mettere in pratica, e una volta che metti in pratica, insegnare. Oggi molti si mettono a insegnare senza neanche aver messo in pratica, per quello tu insegni teoria, e questo non cambia la vita a nessuno e non permette alla mano di Dio di manifestarsi. Ma se tu studi per mezzo della meditazione, la metti in pratica e insegni, vedi che funziona. Ora, un esempio pratico, guarda questo. Ora, come mettere in pratica il capitolo 10 di Esdra, il versetto 10 di Esdra capitolo 7. Ora, vediamo, analizziamolo. Allora, Esdra era dedicato con tutto il cuore. Qual era l'azione? Lui si dedicava. Vediamo le azioni che lui faceva. Era dedicato. Togliamo questo per non distrarre. Ti sto insegnando come meditare la Bibbia. E concludo con questo. Lui era dedicato. Vediamo le azioni che troviamo nel versetto 10 di Esdra capitolo 7. Numero, personaggio, Esdra. Quali erano le azioni? Lui si dedicava. Era uno che un'azione, dedicarsi. Quali altre azioni possiamo vedere che Esdra ha fatto dedicandosi? Si è dedicato allo studio, si è dedicato alla pratica e si è dedicato agli insegnamenti. Tre cose che permettono alla mano del Signore, alla benefica mano del Signore, di manifestarsi su di te. Ora, nota che il concetto è sempre prescrizione, legge, e stiamo parlando della parola di Dio, ma è dedicarsi con tutto il cuore allo studio, per mezzo della meditazione, domande, alla messa in pratica. Ok, come metto in pratica questo? Esempio, ok, io sto studiando la Bibbia, ok, la mano di Dio, ho visto che c'era un gruppo che la mano di Dio era su di loro e come risultato, wow, grandi anime si convertivano. Le altri facevano balletti, facevano le mimi, e musica, fumo, ma non si convertiva nessuno, o si convertivano pochi. Gli altri andavano semplicemente a predicare, boom, e un sacco di gente si convertiva. Ok, qual era la caratteristica? Per quale motivo? Perché la mano di Dio era su di loro. Come faccio a avere la mano di Dio su di me? Domande, ok? Vedo un altro esempio della mano di Dio, che non è solo conversione, ma è permessi, documenti e cose varie. Ok, voglio quello, voglio, perché mi serve. E ora, chi ce l'aveva ad Esdra? Che cosa faceva Esdra? Si dedicava con tutto il cuore allo studio, alla pratica e all'insegnamento. Ok, come posso io adesso mettere in pratica questo? Perfetto, prendo il versetto, ok, comincio a studiare con tutto il cuore. Fate questo piacere, con tutto il cuore. Come sai che studi con tutto il cuore? Beh, che cosa fai con tutto il cuore? Ci sono donne che cucinano con tutto il cuore. Come so che cucinano
con tutto il cuore, perché passano ore e ore dietro la cucina e quando finiscono è buonissimo. Io giocavo rugby con tutto il cuore. Come so che giocavo rugby con tutto il cuore? E beh, perché sono arrivato in Serie A e mi allenavo dalla mattina alla sera, 5 giorni su 7, e veramente andavo fino in fondo. E ho fatto dei grandi traguardi. Perché? Perché lo facevo con tutto il cuore. E ora, che cosa vuol dire farlo con tutto il cuore? Che gli dai una priorità, che gli dai un spazio, che è una delle cose primarie in quello che fai. Ora, ritornando a noi, come posso mettere in pratica? Perfetto, hai una Bibbia, adesso mi voglio dedicare con tutto il cuore. Per quello farò un programma di studio. Orari, giorni, tempo che dedicherò. Una volta che dedicherò, voglio analizzare come mettere in pratica quello che ho studiato, e una volta che l'ho messo in pratica e ho visto che funziona, comincerò a insegnare. Questo è quello che farò. Comincerò a insegnare. Voglio insegnare, perché se io insegno, dopo aver messo in pratica, insegno cose che funzionano, perché le ho provate per primo. E questo permette a Dio di avere la mano su di me, perché ho ricevuto la parola, non come parola di uomo, ma come parola di Dio. E il fatto che ti sei consacrato permette l'unzione di insegnarti direttamente dalla Sacra Scrittura ogni cosa, ogni cosa. Bene, spero essere stato chiaro. Vediamo se ci sono delle domande. Se c'è la sorella Critichella che ha da manifestarsi, vediamo, ha ragione, ma il Signore tanto no. Sono ci sono ancora pastori che non hanno capito che la Chiesa appartiene a Cristo. Sì, tristemente sì. E a volte Dio deve saltare generazioni. Non pregare con questo, non parlare con l'altro. Sì, questi sono i pastori. Molti pastori seguono la loro visione, non quella di Dio. Concordo. E quanti mi stanno venendo in mente? Quelli che si è segnato secondo Dio raccoglierà. Amen. Brava pastora, sono d'accordo pienamente con lei. Ma questo purtroppo motivo. Vabbè, cerchiamo. Studio, mettere in pratica, insegnare. Esatto. Se non metti in pratica, come puoi dare alle altre persone? Esatto, è solo teoria. Domanda, Gianni. Io penso che non saremo giudicati di che religione siamo stati, ma se abbiamo osservato i comandamenti e portato la sua parola. Che ne dice? Allora, noi non saremo giudicati perché abbiamo Cristo. E noi passeremo per il tribunale di Cristo. E lì verranno messi a fuoco, cioè giudicate le opere di fede, perché ci sono ricompense che Dio ha preparato per noi. Ma se queste opere che noi abbiamo fatto non sono di fede, al passare per il fuoco, che lo sguardo è il punto di vista di Cristo, perché se tu vai a Apocalisse capitolo 1 versetto 9, una cosa del genere, quando descrive gli occhi di Gesù erano come fiamme di fuoco. Per quello che passerà le nostre opere sarà il punto di vista di Dio e non il nostro. Per quello io la Bibbia non la devo leggere dal mio punto di vista e non devo spiegare secondo il mio punto di vista. Dobbiamo prendere secondo il punto di vista di Dio. E lì saremo salvi, ma come per fuoco, dice la Bibbia. Vabbè, ok. Positive thinking. Gesù, pensiero positivo. Vediamo. Se c'è qualche domanda, se no vi salutiamo perché poi non abbiamo niente, oggi è giovedì, per quello oggi possiamo fare un po' di domande. Vediamo. Ho soltanto 240 commenti. Vabbè, prima o poi. Non penso che possa rispondere a tutti. Martin, potresti dare un metodo per la lettura biblica, cioè da dove è più efficace iniziare? Beh, io se non l'hai mai letta la Bibbia, comincia dai Salmi, Proverbi, Antico Testamento, e nel Nuovo Testamento comincia dai 4 Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Una volta che hai finito, parte dalla Genesi e leggela tutta, una o due volte. E poi comincia a meditarla. Ci sono degli ottimi programmi di letture in un anno di tutta la Bibbia. Lo trovi nella parola.net, lì li trovi. Riuscire a mettere in pratica la parola di Dio dà forza e entusiasmo a parlarne alle altre. Amen. Ma ricordati che per mettere in pratica hai bisogno di rivelazione. Senza rivelazione non puoi mettere in pratica la parola di Dio.
Bene, ok, perfetto. Ciao Martin, che ne pensi del versetto di Isaia 26:20 che trovi ovunque come versetto profetico per questo tempo? E che ne so? Non, se, non è che, ragazzi, io non sono una chiave biblica, io sono un insegnante, non è che so tutta la Bibbia a memoria. Se tu vuoi che ti dica che cosa dice Isaia 26:20, almeno mettimi il contenuto. E poi posso dire la mia, ma se tu mi tiri, è come che ti dico cosa dice prima Giovanni capitolo 9 versetto 6, che ne pensi tu di quel passo? Come mai facciamo a svegliare la propria chiesa, conformarsi, aspettare o parlare chiaramente? A proposito di cosa dicevi prima, beh, svegliare la tua chiesa, se non si sveglia il pastore, e lottare contro i mulini di vento, tu devi svegliarti. Quando tu ti svegli, gli altri, vedendo la passione per te, che si vede, perché quando dicono scegliete sette tra di voi che diano di mangiare alle vedove, che siano pieni di Spirito Santo e sapienza, li hanno trovati. Vuol dire che quando tu sei pieno di Dio si vede, e gli altri si contagiano, spero. Qui basta di essere cristiani, osservare i comandamenti, non importa dire... Boh, non ho capito la domanda. Ok, bene, perfetto. Allora, ragazzi, io vi strabenedico, spero che questo passo vi abbia aperto la fame di conoscere e approfondire più la parola, ma metterla in pratica soprattutto. E noi ci vediamo domani per un altro studio, e soprattutto alle ore 20 avremo guarigione fisica. Non perderti quell'incontro, guarigione fisica. La dinamica, la via per la guarigione fisica, e pregheremo per alcuni malati. Per quello, se c'è qualche malato che vuoi far partecipare, 329 1748 772, e ci vediamo domani per un bellissimo incontro dove parleremo la preghiera di guarigione. Hasta la vista.